Oggi parliamo di qualcosa che accomuna tutte le donne. Cioè, io lo dico sorridendo, ma in realtà non dovrei sorridere perché è un argomento che tutte noi donne odiamo, perché parleremo della parola che non si dice, non scherzo, della cellulite. Dunque, alzi la mano chi è immune dalla cellulite. Forza. No. No, non c'è nessuno che alza la mano, è ovvio, perché tutte siamo colpite dalla cellulite. Chi? Le più giovani, le più anziane, le magre, le curvi, insomma, tutte, purtroppo, chi più che meno, siamo colpite dalla cellulite. E ovviamente tutte noi donzelle cerchiamo di combattere la cellulite in tutti i modi possibili. Andiamo dal classico bevi 2 litri d'acqua al giorno, che fa benissimo ed è super vero, anche se io me lo ripeto sempre, ma poi purtroppo mi dimentico sempre di bere. Ahimè, giova, ahimè. La palestra, che aiuta tantissimo, evitare di mangiare cibi troppo salati che aumentano la ritenzione idrica. Poi ci spalmiamo di creme anticellulite che puntualmente non fanno il miracolo tanto sperato. Insomma, gli accorgimenti sono tantissimi, ma pochi sono efficaci veramente. Nella mia lotta contro la cellulite, che è una lotta contro la cellulite che dura diverso tempo, perché io ho cominciato a vederla a 14 anni, ho provato veramente di tutto, dalla palestra, dai periodi in cui ho bevuto di più, sono stata attenta alla dieta, ho fatto 1000 trattamenti sia a casa che dall'estetista, ma niente ha funzionato su di me come la palestra e la costanza nell'applicazione dei trattamenti. Tra questi, i fanghi d'alga guama sono sicuramente tra i prodotti migliori che ci sono in circolazione, sicuramente tutte voi già conoscete il prodotto. Io ho cominciato a utilizzarlo quando avevo 16 anni, quindi questi fanghi d'alga guama sono entrati in tutte le mie valigie estive insieme alla pellicola trasparente, tant'è che da quando ci siamo conosciuti Giova sa che quando io ho le gambe incelofanate comincia la stagione estiva e comincia la stagione della lotta alla cellulite per Irene. Non so se avete già provato i fanghi d'alga guam, ma personalmente ho utilizzato spesso questo tipo di trattamento perché è uno dei pochi trattamenti che ho provato che effettivamente a occhio nudo fa vedere dei miglioramenti, nel senso che le gambe si sgonfiano, vengono ridotti quegli avvallamenti tipici della cellulite, la pelle è più liscia, perché poi ammettiamolo, quello che noi vogliamo è che effettivamente il risultato si veda ad occhio nudo. E poi mi piacciono perché, essendo così corposi, essendo il tempo di posa piuttosto lungo, mi sembra quasi di farmi una coccola bella intensa. Così, prima di questo video in collaborazione con Guam, sono riuscita a fare un lungo incontro con il team Guam, perché prima di fare questo video volevo conoscere tutti i segreti che si c'erano dietro le alghe Guam, ma soprattutto capire da degli esperti quali sono le tecniche di applicazione di posa e poi la routine anche di utilizzo dei fanghi migliore per avere i risultati più ottimi possibili. Vi faccio sapere tutto, ma proprio tutto, sull'applicazione migliore dei fanghi d'alga guam. Iniziamo. Il prodotto che sto utilizzando e che utilizzerò all'interno di questo video tutorial sono i fanghi d'alga guam, quelli tradizionali, anche se in commercio esistono diverse tipologie di fanghi specifici per diverse esigenze. La prima domanda da porsi è: perché i fanghi d'alga guam sono così efficaci? Prima di tutto perché la concentrazione interna di alghe è superiore al 21%. Le alghe utilizzate poi vengono raccolte in un momento specifico, ovvero quando le alghe sono più vitali. Fatto ciò, le alghe vengono messe ad essiccare per 3 giorni al sole e vicino al mare, in modo tale che si carichino di tutti gli elementi positivi del mare. E poi all'interno dei fanghi guam non ci sono soltanto le alghe, perché ci sono diversi principi attivi che sono tutti elementi che contrastano la cellulite, come ad esempio argilla, edera, ipocastano, fucus, oli essenziali di limone e origano. Ecco come applicare i fanghi al meglio a casa vostra. Primo step: mescolare benissimo il prodotto prima di applicarlo, in modo tale che i principi attivi si
siano ben amalgamati con il fango. La consistenza perfetta deve ricordare una crema. Secondo step, applicate il fango nelle zone affette da cellulite, per esempio nel mio caso su cosce e glutei. Applicate una quantità di fango tale da far sì che la pelle non sia più visibile, quindi non una quantità eccessiva, non una quantità minima. Terzo step, applicate sulle zone in cui è stato applicato il fango una pellicola trasparente, quella da cucina va benissimo. Questo perché? Perché grazie all'azione occlusiva si massimizza l'assorbimento da parte della pelle di tutti i principi attivi contenuti nel fango. Step 4. Il tempo di posa è di 45 minuti. Durante questo tempo potete continuare le vostre attività quotidiane, magari indossando un vecchio pantalone della tuta, oppure potete regalarvi un momento di relax, ad esempio sollevando leggermente le gambe per favorire ancora di più la circolazione sanguigna nelle gambe, bere una buonissima tisana drenante, oppure ascoltare un po' di musica, leggere un libro, eccetera. Se durante questa fase sentite un po' pizzicare le gambe, questa cosa è normalissima, ve lo garantisco, perché succede spesso anche a me. Questo effetto è normale perché con l'applicazione del prodotto si richiama flusso sanguigno della microcircolazione che aiuta il drenaggio dei liquidi. Quinto step, trascorsi 45 minuti di posa, occorre risciacquare con acqua tiepida, sia in doccia che in vasca. L'importante è rimuovere tutto il prodotto con massaggi leggeri. Anche in questo caso, se la pelle è leggermente arrossata, non vi preoccupate perché è sempre effetto della microcircolazione nei tessuti. Sesto step, tamponare la pelle senza strofinare. Ultimo step alla fine della nostra routine è quella di applicare la crema gel tonificante Fanghi d'Alga Guam. La consistenza è gelatinosa e l'effetto è fresco e quindi molto molto piacevole, soprattutto dopo questo effetto di calore che regala il fango. Per quanto riguarda invece il numero di applicazioni, occorre seguire uno schema ben preciso di applicazione che è stato studiato dagli esperti di Alga Guam. Il ciclo di applicazione dura 4 settimane per avere risultati migliori, ma sappiate che già dopo 2 o 3 applicazioni avrete già i primi risultati in termini di pelle più tonica, più soda e compatta. Nella prima settimana sono consigliate un'applicazione al giorno per i primi 3 giorni, 2 giorni di pausa e di nuovo un'applicazione. La seconda settimana sono consigliate invece un'applicazione a giorni alterni, la terza e quarta settimana 2 applicazioni settimanali. Al termine delle 4 settimane poi invece inizia la fase del mantenimento, quindi è sufficiente applicare il fango una volta alla settimana per una durata di circa 4-6 mesi. E questo era il mio tutorial sull'applicazione dei fanghi. Fatemi sapere nei commenti se avete già utilizzato il prodotto, come vi siete trovate, se avete delle domande e soprattutto se avete dei trucchetti per combattere la cellulite che magari noi donzelle ancora non sappiamo, perché in questo argomento condividere è sempre molto importante. Ragazzi, ci sentiamo come sempre su Instagram, mi trovate come Rare Closet e a prestissimo con un nuovo video. Ciao!